Sempre con il solito entusiasmo, la voglia di giocare, il sorriso sulle labbra, abbiamo iniziato anche per oggi la nostra giornata di oratorio estivo presso la parrocchia Santo Stefano d'Anicea di Archi di Reggio Calabria. I bambini arrivati dopo l'accoglienza hanno sistemato le sedie nel cortile, quindi hanno posizionato al centro del cortile stesso la tavola di marmo di Narnia. Quindi a questo punto c'è stato l'attraversamento dentro l'armadio, tramite la porta incantata, del gruppo dei gialli che sono entrati nel mondo incantato di Narnia. Quindi a questo punto c'è stato il raccoglimento di preghiera, un momento molto importante per quanto riguarda l'inizio dell'attività. Infatti le preghiere sono state recitate a cura del gruppo dei gialli. Quindi si passa alla narrazione del capitolo di Narnia. I soldati di Aslan riescono a liberare Edmund, che era stato legato ad un albero, dalla sfera bianca. Da questo momento in poi i quattro fratelli sono nuovamente insieme. A questo punto c'è il resoconto dell'attività del giorno precedente per quanto riguarda il gruppo dei Verdi. Quindi padre Aldo dà l'assegnazione dei compiti sia per la giornata di Vienna che per quelli di domani. A questo punto il gruppo dei Fucsia prova il ballo dance dell'inno di Narnia, seguito dagli animatori e mimato alla perfezione dal nostro mitico padre Aldo. Quindi si passa ai giochi. I rossi hanno sfidato i verdi giocando a frisbee nel campo di pallavolo arbitrati da padre Aldo, mentre padre Piero ha seguito il gioco a castelli nel campo centrale dell'oratorio. Subito dopo i giochi si è pensato a fare merenda a base di pizza e quindi si inizia i laboratori. I laboratori oggi, ragazzi del TG estivo, sono stati impegnati nella trascrizione del resoconto delle squadre dei diari giornalieri, mentre altri ragazzi stanno creando degli oggetti davvero simpatici nel laboratorio di Traforo, un laboratorio nuovo che è stato inserito quest'anno nell'elenco delle attività educative del CREST, dell'oratorio estivo. A questo punto, alle 12 il suono delle campane ha dato via alla fine dell'attività odierna, formando il grande cerchio nel campo e quindi con le preghiere finali.